Ascolta ragazze, bentornate sul canale. Davvero tanto tempo che non giro video, davvero davvero tanto, però purtroppo ultimamente sto facendo gli ordini Avon più lentamente, quindi magari mi ritrovo a fare meno video per questo, perché principalmente lo sapete, il mio canale tratta di Avon, però spero di avere il tempo per fare tanti altri video durante quest'anno, non voglio promettervi nulla. Ma insomma, bando alle ciance, questo sarà un video in cui vi parlerò delle Yankee Candle. La mia esperienza sulle Yankee Candle non è millenaria, davvero, ho veramente poca poca esperienza. Diciamo che tutto è nato, allora le guardo da un sacco di tempo, però non mi ero mai decisa a comprarle. Tutto è nato da quando Alfredo mi ha regalato, anzi, tutto è nato da quando sono andata a casa di una mia grande amica, Daniela, e ho sentito un odore celestiale. Le ho chiesto cos'erano e mi ha spiegato appunto che erano le Yankee Candle. Quindi io da lì sono impazzita, tant'è che Alfredo per Natale me ne ha regalata una. Mi ha regalato anche il paralume e tutto, quindi se volete vedere, soprattutto il paralume, perché adesso la giara ve la faccio vedere, per testimoniarvi anche quanto io adoro le Yankee Candle. Appunto Alfredo mi ha fatto questo regalo fantastico. Se volete vederlo, c'è il video, magari per ora su qua, se mi ricordo, sui regali di Natale 2017. Alfredo mi ha regalato questo paralume che io ho conservato per nostra futura casetta, perché avevo paura di romperlo il paralume, ma ho fin da subito utilizzato la giara. Considerate quindi, è un mesetto adesso che comincio ad accenderla. Praticamente sono a metà. La giara è questa qui, è la Cinnamon o Cinnamon Stick. Aspettate che ve la avvicino. Ovvero è quella alla cannella, cioè praticamente la cera arrivava qui e praticamente io la sto finendo, no, però sono a metà. Cosa mi piace di questa candela? Vedete, è perfettamente bruciata. E adesso vi racconterò anche gli accessori che ho comprato, cioè tutto quello che io so sulle Yankee Candle lo vedete in questo video e in più vi farò vedere il mio shopping. Allora, mi piace il fatto che appunto sia un odore che persiste durante tutto il giorno, anche il giorno dopo che la spegnete. Io ormai sono assuefatta a questo odore di cannella perché quasi non lo percepisco. A volte tengo la finestra aperta perché la mia stanzetta ovviamente è una piccola stanza, quindi ovviamente non è un ambiente grande e quindi cioè, arriva ad essere quasi stucchevole, fin troppo intenso l'odore e quindi tengo anche aperta la finestra e la candela si sente tantissimo, la fragranza si sente tantissimo, ma mi accorgo che è fortissima perché viene al freddo, io gli apro dalla porta d'ingresso che praticamente completamente opposta alla mia casa e la casa è veramente molto grande, molto lunga, cioè davvero perché è tutta in orizzontale e mi dice questo odore di cannella non lo sopporto più, cioè quindi rendetevi conto. Quindi io ho avuto solamente questa, quindi magari per questa ne vedete così tanto consumata. E io la sto adorando. Questa è la giara grande e queste costano sulle 27 euro circa. Sì, sulle 27 euro circa. Comunque è fenomenale, anche perché è una giara in vetro e io ho già intenzione comunque poi di lavarla e di riutilizzarla per metterci delle cose. Possono essere le tarte delle Yankee Candle, ad esempio, possono essere, e adesso vi farò vedere cosa sono, possono essere veramente tante tante cose. Le lucine a Natale veramente si possono riutilizzare, quindi le giare grandi sono quelle più convenienti a livello di prezzo perché vi dura parecchio. Io questa l'ho utilizzata praticamente quasi ogni giorno, cioè sono stati rari i giorni in cui io non l'ho accesa. E insomma, comunque andiamo avanti, sennò questo video non finisce più. Subito dopo averla accesa, notavo che si stava creando un po' di piscinetta e allora ho comprato questo. Questo l'ho preso su Amazon, mi è costato 11,40 € ed è l'Illuminate della Yankee Candle, lo trovate solamente originale, sì, Yankee Candle.
Potrebbe sembrare un costo esagerato, ma in realtà vi fa bruciare perfettamente la Yankee. State attenti se lo prendete su internet perché ovviamente dovete cercare la misura giusta. Voi appunto levate il tappino e lo posizionate qui sopra, lasciate la candela appunto bruciare e lei ve la brucia perfettamente. Come vedete, non c'è la classica piscinetta che si viene comunque a creare. Siccome inizialmente si veniva a creare, io ho tenuto da parte la cera in più che si era venuta a creare, vedete questa, e questa poi la utilizzerò quasi a mo' di tarte da bruciare sul brucia essenze, che adesso vi faccio vedere, perché da Castorama appunto costa 1,99 euro. Ed eccolo qui il brucia essenze che io ho acquistato. Tra l'altro lì è presente in diversi colori: bianco, beige, giallino e grigio, se non sbaglio. Io l'ho voluto prendere bianco. E come funziona? Praticamente con le candeline piccole, quelle dell'IKEA, insomma, le trovate 100 a 2,99 euro, le posizionate qua e le accendete. Qui sopra mettete un pezzo di cera, anzi forse questa è anche tanta, un pezzettino comunque di cera qui sopra, man mano si va a sciogliere e appunto la fragranza vi resta. Ovviamente questi sono pezzi di cera che io ho prelevato le prime volte che utilizzavo la Yankee senza l'Illuminate, quindi si andava a creare la piscinetta. Ma per utilizzare questo in realtà ci sono le tarte di Yankee Candle, che adesso vi faccio vedere, perché appunto oggi mi è arrivato sia un ordine Amazon dove ho comprato 10 tartine a un prezzo specialissimo, quindi davvero davvero speciale, e sono stata anche alla Coin dove ho preso anche delle tarte e non solo. Allora, partirei da quelle della Coin. Qui c'è appunto la bustina, qui ci sono le tarte di Amazon. C'è un odore nella mia stanza senza nemmeno praticamente accenderli, un odore spettacolare. Allora, quindi parlando proprio in generale di Yankee Candle, lo dico per chi non lo sapesse, esiste la giara grande, la giara media e la giara piccolina. La giara media costa tipo 22, la giara piccolina 11 qualcosa, 11-12 euro. A livello di prezzo, quantità, vale diciamo la pena comprare quella grande, però deve essere una profumazione che a voi piace. Ad esempio Alfredo mi ha regalato questa perché io adoro la cannella, è tipo uno dei miei profumi preferiti. Per provare voi le fragranze, a parte che andando nei negozi che rivendono Yankee Candle potete appunto sniffarle, perché c'è un buchino, adesso vi faccio vedere, sia nelle tarte che in questa, per cui le potete annusare, potete vedere se vi piace o meno. Ovviamente su internet è un po' difficile, però conviene acquistare una di queste due. Adesso vi faccio vedere cosa sono, per provare la fragranza, e poi magari se vi fa impazzire conviene comprare la giara grande una volta perché vi dura tantissimo. Allora, vi ho detto delle tre misure della giara e questi sono invece i votivi. Io di questi ne ho prese due su Amazon, che ancora devono comunque arrivarmi, e questo l'ho preso appunto alla Coin. Questi votivi costano 2,65 euro se non sbaglio. Io l'ho preso 1,86 euro perché c'era lo sconto del 30%, se non sbaglio, su tutta la collezione natalizia. Quindi magari approfittate di questi sconti se volete provarlo. E questi appunto sono i votivi. Questi si accendono come la giara tranquillamente, quindi in una cosina, insomma, lo mettete e lui comincia a sciogliere come una classicissima candela. Ovviamente rivendono anche portavotivi, e questo che ho preso io, ve lo faccio vedere più da vicino, è Christmas Cookie. Aspettiamo che la fotocamera metta a fuoco. Ok, Christmas Cookie. Di cosa sa Christmas Cookie? Praticamente di biscotti di Natale. Proprio voi lo odorate, sentite l'odore del burro. Della glassa, proprio biscotti di Natale, cioè viene da mangiarlo. Poi ho preso altre tre tarte che praticamente mi sono costate più del votivo, in pratica questi si chiamano votivi,
E queste si bruciano praticamente nel bruciatore. Queste praticamente costano 2,25 euro. In più ho comprato anche, vediamo se ho ancora nella busta, non mi sembra di no, ho comprato anche per Alfredo il cosino per la macchina, tipo Ambre Magique in pratica, non fate caso mio, la mia pronuncia, che l'ho preso Lemon Lavender ed è una cosa spettacolare e buonissimo. Comunque andiamo a questi. Quello mi è costato 2,99, ma ci sono vari prezzi, varie cose anche per l'auto. Allora, fra queste che ho scelto io, ho comprato Vanilla Lime. Vanilla Lime è praticamente una fragranza freschissima, molto fresca, infatti anche adatta al periodo estivo, però si sente anche molto la vaniglia. Quindi è sempre abbastanza dolce, quindi potrebbe risultare magari stucchevole. Ecco, non è una profumazione come quella del limone, ad esempio, che è proprio fresca, fresca, fresca. E quindi questa potrebbe andare bene già in questo periodo in cui andiamo verso la primavera, ma siamo ancora in inverno, quindi siamo ancora coi maglioni, eccetera. Ed è una cosa spettacolare, è buonissimo questo odore. A parte il fatto del colore, insomma, buono, buono, buono. Poi un altro che ho preso è stato A Calm and Quiet Place. In realtà volevo prendere quelle in offerta, però poi in realtà non. Quelle in offerta erano tutte natalizie, quindi ho preso semplicemente questa qua, Christmas Cookie, perché magari l'accenderò adesso. Però. Siccome ho ancora questa qua alla cannella, mi andava qualcosa di diverso, qualcosa di fresco, quindi ho deciso di non prendere quelle natalizie, anche se in realtà comunque c'erano delle belle offerte, però chi lo sa, le offerte saranno se non sbaglio fino al 28 febbraio, una cosa di questa, e quindi magari ci potrei ritornare. Allora, Calm and Quiet Place. Allora, questa è una. Sa di fiori ed è, non so descrivervi bene l'odore, quasi tipo di violetta, di lilla, ecco, no, non è geranio, è quasi lilla forse, comunque veramente carina questa qui, anche questa come colore, ma in generale è un profumo, sì, direi quasi, rilassante, sì. Secondo me il nome è giustissimo. E poi ho preso Vanilla Cupcake. Vanilla Cupcake è praticamente quella che adorano tutte e io ho capito perché. Perché praticamente sa di vaniglia, sa di cupcake alla vaniglia, cioè viene da mangiarla, vaniglia cupcake. Cioè, se non avete mai provato queste qua, dategli una sniffata in caso acquistatela, perché secondo me è fantastica questa qui. Ma insomma, andiamo adesso al. Quindi io in totale, però c'era anche quello di Alfredo, appunto, ho speso 11,60. Mi hanno dato anche un coupon di 20 euro, benissimo. Ok, andiamo ad Amazon. Spero di riuscire a farvi vedere tutto. È la parte della bustina che mi è rimasta aperta. Su Amazon ho fatto un ordine. Ci sono dei rivenditori che vendono con 10 euro e qualcosa le tartine, 10 tartine delle Yankee Candle. Voi non scegliete le fragranze, quindi vi arrivano mixate, però è veramente, cioè assolutamente fantastico come prezzo, perché se voi mettete, io ho speso comunque 11,60 euro, sì, c'era anche quella di Alfredo, meno 3 euro, ho speso sulle 8 euro per comprare 3 tart e un votivo. Invece in quel modo con 10 euro mi sono arrivate 10 tart. E devo dire che sono arrivate anche le profumazioni più nuove, più vendute, quindi non profumazioni, io pensavo fossero arrivate le profumazioni, cioè che arrivassero le profumazioni proprio più così, in realtà no. Madonna mia, c'è un odore fantastico. E quindi ne sto aspettando altre 10 perché potete scegliere per alcuni rivenditori anche un mix floreale, che è quello che ho scelto io, oppure un mix di tarte speziate. Quindi
vi danno anche questa possibilità. Queste che ho preso era un mix libero e insomma vi faccio vedere. Allora, prendo un po' random, Moroccan Argan Oil, e questo è proprio l'odore dell'olio di argan. Infatti mi ricorda l'olio per i capelli, in pratica l'olio di argan per i capelli, assolutamente quello. Scusate la fotocamera, vi spiego un po' più qua. Ok, sì, mi fa odore di capelli, di capelli appena puliti, davvero ottimo, bellissimo. Poi Sunset Breeze, cioè sarebbe brezza estiva. Questo è quello che mi piace, uno di quelli secondo me più forti, perché ho preso la busta e mi sono arrivati uno di quelli più forti, però è quello che mi piace un po' di meno. Però sicuramente è una profumazione fresca, molto molto estiva, e quindi sì, ci sta questo com'è Sunset Breeze. Ok, se ce la facciamo. Sì, è molto. Di che cosa sa? È vero che sa un po' di questa brezza estiva quando ti arriva l'odore del mare? È vero, sa di ma. Cioè, è proprio l'odore del mare. Sì, è l'odore del mare. È vero, fantastica. Però è quella che mi piace sempre un po' meno. Poi mi è arrivata una della collezione natalizia, Sparkling Snow, cioè fiocco di neve. Ah, e questa è quella che si sente di più. Questo mi sa tipo di bucato. Sì, perché insomma la neve non è che abbia proprio un odore riconoscibilissimo. Mi sa di bucato, di coccolino, non so, comunque buono. Anche se, insomma. Poi c'è Pink Sands. Questo è molto buono, è molto delicato. Spiaggia bianca sarebbe, sabbia rosa. Sì. Sa proprio di. Sa proprio di estate comunque. Perché è un profumo molto molto fresco. Non sa di qualcosa in particolare, però sì, di quell'aria fresca. Questa è bellissima secondo me in estate. Poi abbiamo Bundle Up, che praticamente sarebbe un qualcosa di. Anche qui, Christmas Time. Questo sa un po' di. Tipo anice stellato potrebbe essere uno di quegli odori natalizi un po' particolari. Non lo so, non so se c'è praticamente. Mi ricorda qualche cosa di natalizio, in effetti. Però non so bene che cosa. Perché non sanno di biscotti, non so. Poi abbiamo Coastal Living, anche questo. Molto estivo. Questo sa proprio di mare. Di mare, tipo sì, ti ricorda un pochettino. Perché ricorda tipo una sensazione di estate, non è proprio un odore preciso. Tipo sì, di quella brezza marina. Sì. Sì, c'è qualcosa anche di mentato. Non lo so. Comunque, buono anche questo, devo dire. Siamo alle ultime quattro. Allora, Rhubarb Crumble sarebbe Crumble a Rum. Quindi, infatti, questa è fortissima. Questa è veramente forte. Questa fa venire voglia di mangiarla. Rhubarb Crumble. Praticamente sa tipo di torta di mele, qualcosa del genere, sì. Sì, tipo di torta di mele. Ok, eccola qua. Rhubarb Crumble, forse la state vedendo, credo di sì. Ok, poi veloce che sta finendo il tempo, sempre sulla scia di Rhubarb Crumble c'è anche Festive Cocktail. Questo sa tipo di qualche di frutti rossi, sì. Qui c'è scritto cocktail ai frutti rossi. E in effetti sa proprio di quello, sa di frutti rossi, tipo di quei cocktail un po' tipo, non saprei come dirvi, comunque di questi frutti, sì, frutti rossi è proprio l'idea giusta. E
poi alle ultime due che vi faccio vedere sono uno Lavender, che praticamente sa di Lavender, e una che vi consiglio perché è quella che ho preso per Alfredo praticamente per la macchina, Lemon Lavender. Lemon Lavender sa molto di più di limone che di lavanda ed è una profumazione davvero buonissima perché l'ho sperimentata nella macchina ed è spettacolare. Niente ragazze, questo è tutto, sta scadendo il tempo, aiuto, ciao, spero che vi sia piaciuto tutto!